freelance camp è smettere di lamentarsi e cominciare a cambiare. Una meravigliosa idea e soprattutto bellissime relazioni per essere sempre più free, ma sempre più in rete. Una specie di capodanno dei freelance. Magda Basso ci racconta cosa ha imparato studiando la lingua dei segni, che è un tema veramente affascinante. L'anno scorso Magda era alla Summer School Digital Update e la cosa meravigliosa è stata che nell'hotel dove eravamo c'era questa, quando siamo arrivati c'era questa grande comitiva di turisti tedeschi e noi eravamo un po' terrorizzati perché insomma poteva essere una coabitazione difficile e a un certo punto ci siamo accorti che erano sordomuti. E quindi era una comitiva impegnatissima ma silenziosissima e noi al tempo stesso neanche particolarmente disturbata dal casino che facevamo noi, quindi la coesistenza che perfetta può essere molto pratico, che è una cosa veramente interessante. Magda, ti lascio la parola. Grazie, ciao a tutti. E, come diceva Alessandra, oggi vorrei condividere con voi alcune riflessioni che ho fatto in questi due anni in cui ho cominciato a studiare la lingua dei segni. È una cosa che mi ha sempre appassionato, ho finalmente trovato un corso e mi sono lanciata anche in questa avventura. Le considerazioni che condivido oggi con voi, diciamo, sono un po' ad ampio spettro, nel senso sono alcune riflessioni che ho fatto pensando un po' anche alla mia esperienza di studentessa della lingua dei segni e sono delle riflessioni che secondo me possono essere applicate anche un po' in molti campi e anche soprattutto al lavoro e alla comunicazione del nostro lavoro. E mi aggancio a quello che all'aneddoto di cui stava parlando Alessandra prima, perché la prima cosa su cui ho riflettuto imparando la lingua dei segni è stata che studiare la lingua dei segni mi ha fatto molto ragionare sui bias, sui pregiudizi che un po' tutti quanti noi avevamo. Per esempio, uno di quelli proprio più grossi che avevo anch'io, soprattutto la prima lezione di lingua a cui sono andata, era che io pensavo che esistesse, diciamo, una lingua dei segni valida un po' per tutti i paesi, perché pensavo, dicevo, vabbè, un segno traduce un concetto, si capiranno tutti quanti tra di loro. Invece no, non è vero, perché essendo una lingua, ogni paese parla la sua lingua, perché chiaramente è un linguaggio che si sviluppa, diciamo, nella storia dei posti e delle persone che ci vivono e che la parlano, quindi ogni paese ha la sua lingua. Io studio la lingua italiana dei segni, e in Germania si parla la lingua tedesca dei segni, e in Inghilterra quella inglese e così via. Sono in realtà molto pochi i segni in comune tra un paese e l'altro, però per esempio ho scoperto che esiste comunque una sorta di lingua dei segni internazionale che viene usata in ambito accademico, tipo nei congressi universitari o in ambito scientifico, e che serve un po', diciamo, per far comunicare persone che giustamente non è che tutti parlano tutte le lingue, anche dei segni, insomma è una sorta di esperanto dei segni per situazioni molto, molto accademiche. Quindi questa cosa mi ha fatto pensare? Intanto che non dobbiamo mai dare niente per scontato, perché un'altra cosa su cui ho riflettuto molto, che riguarda solo me stessa e che condivido qui con voi, che mi sono resa conto, vergognandomi tantissimo, che molto molto spesso pensavo, e tuttora a volte ancora mi capita, in maniera molto abilista. Cioè do per scontato che tutti possano capire determinate cose, siano in grado di fare determinate cose o di affrontare determinate situazioni, perché magari io ci riesco e non mi viene in mente che io non sono la regola, cioè io sono una parte del tutto e quello che vale per me, appunto, vale per me, non è lo standard per chiunque altro. Quindi ho pensato che anche questa cosa in realtà si può applicare anche alla nostra comunicazione, no? Perché quando lavoriamo, alla fine qua siamo tutti quanti professionisti, esperti, no? E siamo molto esperti di quello che facciamo, per cui tante volte tendiamo a dare per scontati molti passaggi, perché per noi sono ovvi, cioè lo sappiamo, è il nostro lavoro, siamo esperti, per cui neanche ci accorgiamo magari che comunicando la nostra offerta, il nostro servizio, il nostro prodotto, non comunichiamo a persone che sono tanto esperte quanto noi, perché altrimenti non verrebbero da noi, non farebbero da soli, ma in realtà comunichiamo a persone che hanno bisogno di scoprire che cos'è che facciamo per poi diventare magari i nostri clienti. E quindi, diciamo, la riflessione che ho fatto è: possiamo fare tutti quanti uno sforzo e cercare di capire se effettivamente stiamo comunicando in maniera efficace per quello che vogliamo fare o se invece stiamo dando per scontati dei passaggi che potrebbero mettere in difficoltà chi
cerca di capire cosa stiamo facendo. Quindi anche per vendere meglio, come dicevamo stamattina, dobbiamo dare tutti gli elementi a chi viene da noi per poter capire che cosa facciamo e quindi anche il nostro valore. Collegata a questa cosa c'è la seconda riflessione, che è quella sull'accessibilità dei nostri contenuti e dei prodotti digitali in generale. Uno dei motivi per cui mi sono decisa a cominciare a studiare la lingua dei segni, un po' perché era una cosa che avevo sempre voluto fare fin da piccola. Io da piccola avevo scoperto che per caso il telegiornale nella lingua dei segni ed ero rimasta affascinata, no? Dicevo, però una volta non era strutturata l'offerta didattica per i corsi, quindi era molto lasciato un po' così al volontariato, quindi bisognava trovare una persona che fosse capace di veicolarti l'insegnamento della lingua dei segni, avesse il tempo di farlo e la voglia di farlo, e che questo tempo e questa volta coincidessero con il mio tempo e la mia voglia, quindi spoiler mai, finché finalmente non ho trovato un corso vero e proprio strutturato dall'Ente Nazionale Sordi e mi sono iscritta subito. Però questo mio desiderio, oserei dire prepotente, di imparare la lingua dei segni mi è venuto durante il primo lockdown, quando ci siamo trovati tutti quanti a vivere online e mi sono resa conto che in realtà per chi non ci sente o per chi ha difficoltà a sentire, ci possono essere 100.000 livelli di difficoltà uditiva nelle persone, e chi non ci sente al 100% è completamente escluso da buona parte dei contenuti digitali, perché magari sono solo audio oppure dei video. Se non c'è un accesso all'audio, le persone sono tagliate fuori. E allora la riflessione che ho fatto è anche un po' più ampia, perché ho pensato anche per esempio a tutte le risorse, o anche banalmente sui social, a tutti i caroselli dove le informazioni sono soltanto nella grafica delle diapositive o delle immagini, oppure i videocorsi dove non c'è una dispensa con la trascrizione, e che in realtà, pur essendo ottimi prodotti, tagliano fuori comunque una parte delle persone a cui potrebbero essere utili o a cui potrebbero arrivare questi contenuti o queste informazioni, così come anche immagini che non hanno la descrizione per esempio del contenuto, senza essere soltanto magari un carosello informativo, ma anche soltanto una foto che però può essere particolarmente evocativa o comunque funzionale al contenuto che stiamo cercando di trasmettere. Per cui l'altra riflessione che ho fatto in generale, e che si può applicare alla comunicazione del nostro lavoro, è se effettivamente stiamo rendendo tutti i nostri contenuti accessibili a tutto il pubblico a cui potrebbero essere rivolti. Non si tratta soltanto, poi ragionando un po' ad ampio spettro, di voler fare un discorso inclusivo per tutte le categorie di persone, ma in realtà è una cosa banalmente pratica. Basta essere in treno, non c'è abbastanza campo, le immagini, le foto sui social non si caricano, vedi una cosina, o vedi un quadrato bianco, o vedi una roba tutta sfocata che non si legge, o se magari stai cercando in un viaggio dici va bene, approfitto, recupero quel videocorso che ho comprato l'anno scorso che fra un po' scade, lo faccio, no, perché non ho campo e non ci riesco, oppure voglio ascoltarmi quel podcast, no, perché non si carica e non riesco a ascoltarlo, oppure vorrei tanto vedere quel video ma sono in autobus e ho dimenticato gli auricolari e non è che posso appestare tutto il vagone con quello che voglio vedere io, e non lo ascolterò perché non ci sono i sottotitoli e non c'è la trascrizione, quindi per me quell'occasione è sprecata, perché dopo sono arrivata, ho altre cose da fare, me lo dimentico e non lo guarderò mai più, e magari era importantissimo, interessantissimo, e ho perso veramente qualcosa. Per cui la seconda riflessione che ho fatto è che ha senso fare uno sforzo in più e cercare di includere più modalità di fruizione dei contenuti che produciamo, quindi se abbiamo un video mettere i sottotitoli, oppure una porzione di testo che, se non è la trascrizione completa, almeno contenga i punti salienti, i punti principali di quello che vogliamo dire. Se sono delle immagini, mettere sempre la descrizione del contenuto, una porzione di testo con la descrizione del contenuto, o nell'alt text sul sito, oppure in una didascalia fatta apposta che sia accessibile, quindi non soltanto per le persone che si avvalgono del supporto degli screen reader per usare i contenuti online, ma anche per chi banalmente di fretta non ha modo di vedere il contenuto video o la foto, oppure se abbiamo delle risorse, dei videocorsi o delle risorse video, prevedere la trascrizione del contenuto o eventualmente delle dispense che possano essere scaricate e rese fruibili anche indipendentemente dalla visualizzazione del video. Un'altra riflessione un po' buffa è che, studiando la lingua dei segni, ho un po' ricalibrato il mio concetto di che cosa
sta bene e non sta bene fare in pubblico. Nel senso, quando si comunica con una persona sorda, chiaramente non ci sente, no? Quindi non è che se la chiamiamo si gira e viene da noi. Dobbiamo essere nel campo visivo. Deve vederci e noi faremo dei cenni, dei gesti, attireremo l'attenzione di questa persona. Però anche se siamo nel campo visivo e questa persona non sta facendo attenzione, come si fa a attirare la sua attenzione? Allora, bisogna andare di stimolo fisico prepotente. Se siamo in una riunione a un tavolo, quello che in un contesto udente sarebbe da matti è assolutamente normale in un contesto di persone sorde, perché deve arrivare lo stimolo fisico perché possiamo attirare l'attenzione. Oppure effettivamente vai fisicamente, gli tiri per un braccio, gli dai un colpetto su una spalla o cose così, che in un contesto gente uno si gira e dice: ma stai bene? Cioè, ma ti sembra il modo? Sì, in quel contesto sì. E quindi la riflessione più generale che ho fatto è che magari tante volte siamo un po' troppo rapidi nel giudicare le situazioni o decidere sulle altre persone senza considerare bene un po' tutto il contesto, no? Quindi la lezione che io personalmente ho imparato è: conta fino a 10, riconta fino a 10, controlla cosa sta succedendo, cerca di capire la situazione e poi dopo fatti un giudizio e comunque aspetta ancora un po' per esprimerlo. Perché non si sa mai, potresti comunque sempre non aver considerato qualcosa. L'altra cosa su cui ho riflettuto molto è che esprimersi nella lingua dei segni, per chi non è sordo, quindi è un'operazione comunque o di traduzione o di interpretariato, come un po' per tutte le lingue, no? Italo Calvino diceva che un testo ben scritto è un testo che è traducibile. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo chiederci con attenzione che cosa vogliamo veramente dire, perché magari una cosa che per noi è assolutamente chiara in realtà è estremamente complessa per le persone a cui ci stiamo rivolgendo. E quindi la riflessione extra che dovremmo fare è esattamente che cosa vogliamo dire e a chi lo stiamo dicendo, e poi dopo, ma come glielo stiamo dicendo? Per esempio, stiamo usando dei paroloni troppo difficili? Se li stiamo usando, perché li stiamo usando? Lo facciamo perché vogliamo fare un po' così, un po' farci vedere che sappiamo le parole difficili? O sono funzionali? Perché magari è un tema molto specifico, molto tecnico, e allora una cosa ha un nome ben preciso e bisogna usare quella parola? Se sì, magari non è detto che tutte le persone che vengono in contatto con questa parola sappiano che cos'è. Quindi magari prendiamoci anche un attimo il tempo di spiegarlo in maniera semplice per evitare incomprensioni e per rendere utile quello che stiamo dicendo. In generale, cercare di spiegare quello che facciamo e che proponiamo nella maniera più semplice possibile è sempre un atto di gentilezza e di efficacia. Perché comunque semplificare non vuol dire banalizzare, anzi al contrario, cioè semplificare è la cosa più difficile che esista. Spiegare con parole facili concetti complessi è veramente un'arte che richiede tantissima cura, tantissimo esercizio, tantissima pratica e tantissimo studio. Perché è molto semplice, no? Dire: ah vabbè, ma questa cosa è quella, e se non lo sai è un problema tuo. No, io lo sto comunicando, io ho la responsabilità di quello che dico e quello che trasmetto. Quindi se una persona non lo capisce, al netto della volontà di capire, ci deve essere il mio e almeno la mia buona volontà di essere capita. E l'ultima riflessione che condivido con voi è che ancora una volta less is more. Non so se avete visto gli interpreti di lingua dei segni, per esempio al telegiornale o a Sanremo, o non lo so, in qualche o nelle conferenze stampa. La cosa che li accomuna tutti è che sono sempre vestiti di nero o comunque di un colore scuro a tinta unita, che è in contrasto con il colore della propria pelle. Perché? Perché si deve vedere il segno. Cosa significa? Che il messaggio deve essere forte e chiaro, non soltanto, come ho detto finora, diciamo, nei contenuti, ma anche proprio nella forma. Un po' riallacciandomi anche al discorso dell'accessibilità, quindi anche per esempio proprio l'aspetto fisico delle parole, per esempio belle le scritte, quelle tutte grafiche, tutte con i riccioletti, bellissime, ma si leggono? Cioè io senza gli occhiali non ci riesco. Se sono sul telefono, cioè no, non ce la posso fare, e se devo ingrandire in continuazione una cosa per leggerla, no, cioè peccato, non la leggerò. E allo stesso modo, per esempio, quante fonti di rumore ci sono nella nostra comunicazione, nei nostri siti, nei testi che produciamo, nelle nostre dispense, eccetera. Bello il design, bello il layout, però è davvero tutto quanto necessario? È davvero funzionale o per eccesso di eleganza o di attenzione al design ci perdiamo un po' il contenuto e
il veicolo fisico del messaggio. Insomma, questa era un po' l'ultima riflessione che avevo da condividere con voi sulla mia esperienza di studentessa.